benvenuti, benvenuto veramente caloroso al Teatro Stabile, ai protagonisti di questo spettacolo meraviglioso, a Maria Paola Pierini, a Giulio Naudi, editore, Teatro Stabile di Torino, DAMS, Università degli Studi, per questo incontro di retroscena, di nome di fatto, sullo spettacolo in scena in questi giorni a Teatro Carignano, un spettacolo meraviglioso, due testi meravigliosi e degli attori straordinari e una regia non meno straordinaria. Questa serata, per la quale vi vedo in tanti e sono molto contenta, è la prima di tre incontri dedicati a Natalia Ginzburg. Ora, noi come centro dei lettori abbiamo inaugurato 2 anni fa questi cicli dedicati ai grandi autori, un po' dimenticati come nel caso di Carlo Levi e anche Alberto Morabe. Natalia è un'altra cosa, nessuno è ancora, per fortuna, letta, ascoltata. Sono toglie che riascoltarla, risentire le sue parole, soprattutto rendersi conto della straordinaria multiformità della sua scrittura, sia, io credo, un grande regalo per i lettori, le lettrici e per noi che, come circolo dei lettori, ci cimentiamo con passione e con sorpresa di fronte alle sue opere. Buon ascolto per questo incontro imperdibile, infatti siete in tanti. Grazie. Grazie, prendo la parola io, ma la lascio rapidamente ai protagonisti dello spettacolo. Allora, sono molto contenta, sono anche un po' emozionata, e non è il primo incontro di retroscena, ma è il primo che facciamo in questa bellissima sala, e lo facciamo appunto in occasione di uno spettacolo importante, che non solo è lo spettacolo di apertura della stagione del Teatro Stabile, ma è anche lo spettacolo d'esordio alla regia teatrale di Nanni Moretti, come certamente sapete, ed è l'occasione per vedere in scena, incarnati da questi attori meravigliosi, attrici meravigliose che mi sono intorno, due testi che, ne manca una, ma forse arriverà, adesso ve li presento, se ancora non li conoscete, ma immagino che li conosciate tutti, e due testi che Nanni Moretti ha unito sotto un titolo piuttosto evocativo, sinistramente evocativo per certi versi, Diari d'amore. I due testi in questione sono Dialogo e Fragola e Panna, due testi del 60, lo leggo perché sbaglio sempre qualcosa, 1970 Dialogo e Fragola e Panna del 1966. Sono in scena associati in un ordine che non è quello cronologico, cioè il primo testo che è Dialogo è un testo successivo, ma l'unione tra questi due testi, e avremo modo di vederlo, spero, in questo incontro, l'associazione crea delle risonanze molto interessanti, anche perché gli attori sono gli stessi, le attrici sono le stesse, quindi nel caso specifico Valerio Binasco, che colgo l'occasione per presentare, anche se non ha bisogno di presentazioni, che è in scena, appunto, in un'apertura di stagione, in una veste non frequente, ma in questo caso appunto diretto diretto. Aiuto! Questo è già. Vado in ordine alfabetico, come sono nel programma di sala, Daria De Florian, che è alla mia sinistra, e Alessia Giuliani, che, scusate, mi sono dimenticata di dire che Valerio è nella prima parte dello spettacolo è il personaggio di Francesco, e nel secondo
è invece il personaggio di Cesare. Poi, se non avete ancora visto lo spettacolo, come di solito accade in retroscena, si parla a un pubblico che è in gran parte potenziale, cioè che vedrà lo spettacolo. Quindi io vi dirò delle cose, vi diremo delle cose e vi aiuteremo ad arrivare allo spettacolo, spero con maggiore entusiasmo e maggiore curiosità. Quindi Francesco e Cesare, Daria invece appare solo nel secondo, nella seconda commedia, che è Fragole e Panna, un personaggio molto bello, che è il personaggio di Tosca. Alessia Giuliani, che è nella prima pièce il personaggio di Marta e nella seconda quello di Flaminia. I due attori alla mia destra sono sempre marito e moglie, ma in due modi molto molto diversi. E infine Arianna Pozzoli, che è anche lei solo nella seconda, si è distribuita in modo, insomma, anche nella stessa generale. Arianna Pozzoli è invece Barbara, altro personaggio notevolissimo notevolissimo e difficilissimo. Cioè io dico questo perché sono tutti personaggi, credo, piuttosto difficili, ma voi forse avete un po' più di tempo per farli crescere, mentre nel loro caso entrano in scena e hanno due belle, diciamo quasi monologhi, il personaggio di appunto di Arianna e il personaggio di Barbara. Allora, io dopo questa lunga e inutile premessa volevo partire da una frase, che è ovviamente di Natalia Ginzburg, che nelle piccole virtù scrive: la bellezza, sta parlando del suo mestiere, di che cosa vuol dire scrivere, e dice: la bellezza poetica è un insieme di crudeltà, di superbia, di ironia, di tenerezza carnale, di fantasia e di memoria, di chiarezza e di oscurità. Allora, questa considerazione che lei fa rispetto alla scrittura, mentre la leggevo ho pensato: la bellezza del teatro e la bellezza della recitazione sta in tutte queste caratteristiche messe insieme. Allora, la scrittura di Natalia Ginzburg, la scrittura teatrale in questo caso specifico, è credo un confronto difficilissimo, perché è talmente precisa, talmente ritmata, talmente, che credo che per un attore da un lato è tutto lì e dall'altro è tutto da inventare. Non so, ho avuto un po' questa sensazione, ho provato a mettermi nei vostri panni, ho pensato: due testi meravigliosi, due testi che hanno tutte queste tensioni inespresse e che passano attraverso delle parole che sono apparentemente futili, ma che invece contengono questa tensione crescente, che poi in realtà si sgonfia alla fine in questi finali un po', come dire, quasi aperti, o comunque non sono dei finali col botto, sono dei finali in cui ci si spegne con dolore in qualche modo. Allora, ciò detto, volevo, partendo da Valerio, se questa considerazione sulla bellezza poetica ti risuona, e come è risuonato per te il lavoro sulla drammaturgia di Natalia Ginzburg, avendo tu peraltro anche già lavorato parecchio su questa drammaturgia. Come l'avete affrontato? Come è stato il lavoro con Natalia? Ne faccio sempre 15, quindi lo sai. Allora, intanto, buonasera a tutti, grazie di essere qua. E le parole della Ginzburg sull'arte risuonano perfettamente, inequivocabilmente, magnificamente, non c'è nulla da aggiungere, bisognerebbe ricordare la memoria sempre, anche perché ognuno degli elementi che compongono la bellezza artistica, come la chiamerei, comunque scaturisce sempre dalla fatica di vivere, dal dolore di vivere, dalla fatica di comprendere. E quindi sì, mi ci riconosco in pieno, e possiamo dire le stesse cose precise anche dell'arte della recitazione. L'arte della recitazione è molto più varia di quello che sembra. Ogni spettacolo vuole una recitazione diversa,
I migliori attori sono quelli che non è che cambiano il personaggio, ma che cambiano un po' la loro recitazione. Poi si può anche cambiare il personaggio, con i baffi, senza baffi, con la remoscia, senza la remoscia, rapido, lento, ma quelle sono quisquiglie facili. Il difficile è entrare nella musicalità, nella musica che è fatta di parole, ma fin lì tutti i registi ci arrivano. Ma è fatta anche di pensiero, le parole sono fatte di pensiero. Il pensiero della Ginsburg è un pensiero musicale, per cui è uno dei pochi casi in cui io come attore, per esempio, mi sono sottoposto a una tortura, che è quello di imparare perfettamente a memoria. La memoria deve essere perfetta. Se sbagli una sillaba, sembra assurdo dirlo, però è la verità, se sbagli una sillaba, facciamo dove va, senti che c'è qualcosa nel pensiero che stai esprimendo che non viene fuori, che non entra in te, che il personaggio ti è scappato da un'altra parte. Non accade sempre, non accade con tutti gli autori, mi è capitato solo con Alfieri. Una volta ho fatto Alfieri, tanti anni fa, proprio qui a Torino, gli ho detto, ammazza, questo devo rispettarlo alla sillaba, all'accento, perché ti dice tutto per come l'ha scritto. Poi non mette didascalie, non dice si alza, si gira, non dice niente. Nelle parole c'è tutto. Attenzione, quando dico che nelle parole c'è tutto non vuol dire che stiamo parlando di un modo di fare il teatro che venera la parola, come se, ma un po' sì. Cioè, però la parola deve assomigliare al pensiero che contiene, e lo contiene solo se tu sei in grado di andare a confrontarti con la musica con cui Ginsburg l'ha scritta, o Alfieri, nel caso di Alfieri, e non capita spesso, capita solo con i grandi scrittori. I grandi scrittori sono maestri di recitazione. Noi leggiamo Pinter e Beckett, per esempio, tradotti, a volte tradotti anche molto bene, ma ti rendi conto poi quando riesci più o meno a cogliere qualcosa dall'originale che questi sono maestri di recitazione, cioè non puoi applicare quello che sai della recitazione a quella scrittura lì, devi sentire dove ti sta portando e imparare un respiro nuovo. Beh, Natalia Ginsburg, anche se ha avuto un destino difficile come drammaturga, all'inizio gli hanno detto che non valeva niente, poveretta, è veramente uno dei più grandi autori di teatro, autrice, autrice, bisogna dire, non so come. Comunque è una scrittrice, cioè, reale, di teatro fantastica, di livelli immensi, e per un attore è fatica, ma è gioia di poter entrare nel suo pensiero, non è solo parola, ma è parola e corpo è pensiero. Ciao! Proprio questo momento della
della frattura, in particolare del primo dramma, è di fatto una confessione che non arriva mai, che insomma che tarda ad arrivare, in realtà arriva, ma mentre il secondo personaggio è un personaggio che potremmo, ovviamente non è vero quello che sto dicendo, però nell'associazione creata da Moretti il secondo personaggio per certi versi potrebbe essere la stessa donna molti anni dopo, che, in cui questo matrimonio è andato avanti infelicemente. Tu che percorso hai fatto? Senti come due zone diverse, o il percorso in qualche modo ha un'unità per te? Buonasera. Allora, l'approccio al lavoro è stato uguale per entrambi i personaggi, nel senso che, facendo un po' riferimento a quello che diceva prima Valerio, è un po' affidarsi a questi testi, no? Seguire proprio il flusso di queste parole, che in qualche modo, se tu riesci a fare silenzio dentro di te, senza cominciare a tirare fuori congetture su cosa vorresti fare, come vorresti far muovere questi personaggi, mettere la testa, no, al servizio dell'azione, se riesci a fare un po' di silenzio, questo testo in realtà ti parla proprio, quindi ti ritrovi a un certo punto che se ti fidi qualcosa succede. Quindi l'approccio per entrambi i personaggi è stato questo, quello di ascoltare le parole, quello che succedeva un po' dentro, no? E chiaramente sono due donne molto diverse che in qualche modo poi mi risuonano entrambe. Dunque, per quanto riguarda, parto da Flaminia, che è il personaggio della seconda PS, che è Fragola e Panna. È una donna che probabilmente ha questa lucida disperazione, che questo è un suggerimento che mi ha dato Nanni, apparentemente serena. Questo è un po' il punto di partenza da cui io sono partita, no? È una donna che probabilmente ha un po' accettato questa condizione di solitudine estrema, di questa capacità di soffocare un dolore probabilmente molto molto forte, e l'ha fatto diventare un dolore letargico, che dorme, che è proprio nascosto da qualche parte. E non è detto che poi un dolore così forte non sia urlante e non sia lì in agguato ad aspettare di poter esprimersi. E quindi troviamo questa donna in questa casa isolata, in campagna, in questa quindi estrema solitudine, non solo interna ma anche, no, logistica, e che passa le sue giornate ad aspettare un marito che piace stare in giro per lavoro e non solo, e quindi lei, come se avesse pacificamente, apparentemente, accettato questa attesa, si consola con un pianoforte, con la lettura di qualche libro, eccetera, finché arriva inaspettatamente un elemento esterno in questa quotidianità a cui lei ormai si è abituata, con cui ha fatto proprio pace forse. E che è un elemento esterno, che è una giovanissima donna, molto molto giovane, che irrompe in questo piattume portando un'estrema vitalità e una richiesta anche di risoluzione. Con grande coraggio si para davanti, entra in questa casa, prende proprio lo spazio e chiede di essere sostenuta, consolata, aiutata, e in qualche modo si mette davanti la sua storia. E questa cosa credo non sia uno spoileramento, no? Perché Kaiser è la giovane amante del marito, di cui lei conosce l'esistenza, ne ha sentito parlare, è abituata ad aspettare il marito a casa che gli racconterà le avventure con le sue donne, quindi è come se ci fosse un patto. Non siamo più marito e moglie, è un matrimonio, diciamo, un po' particolare. E io ho immaginato che lei, forse per compiacere questo marito, per risultare un po' un'eroina tragica che è in grado di sopportare l'insopportabile, silentemente sta lì in attesa e ascolta, anche amorevolmente forse, le sue confessioni. Beh, fino a che poi questa non arriva, che chiaramente quando se la vede davanti e vede questa forza vitale e le racconta tutta la storia che ha avuto e che ha
questo marito latitante, questo amante anche latitante, chiaramente come se questo letargo, questo dolore letargico di cui parlavo prima, improvvisamente si svegliasse, aprisse gli occhi e dicesse: vabbè, ma qui c'è proprio qualcosa che non... È come se vedesse tutta la sua vita buttata, quello che forse era, le lacrime che ha versato cercando di conquistare un contatto fisico con questo marito, un affetto che invece gli è stato negato, e quindi chiaramente lo vede, forse come da anni non lo vedeva più, e credo che non lo sceglierà più. Poi come finisce questo è... Lo ammazza. Non spoilerà però, quindi questo è il, diciamo, il viaggio che ho fatto all'interno, e questa cosa qua non l'ho tanto, non l'abbiamo capita parlandone, leggendo il testo, facendo l'analisi del testo, il famoso tavolino, queste cose che di solito, no, si fanno i primi giorni di lavoro, dove un regista antepone, no, le sue premesse, dice sì, voglio fare questo per questo motivo, e l'abbiamo un po', ognuno ha fatto un po' un viaggio scoprendo delle cose attraverso questo testo che ti parla. Sembra una scrittura apparentemente semplice, e invece ha una complessità emotiva fortissima. Grazie. Allora, sì, poi volevo tornare, facciamo un po' un secondo giro, Marta, la facciamo un secondo giro. Quindi ci occupiamo adesso di, principalmente di Fragole e Panna, che è appunto il testo dove tutti loro sono in scena, tra l'altro in uno spazio scenico comprende praticamente un divano diviso in due, è uno spazio scenico che loro ovviamente abitano, a differenza del primo, della prima pièce, dove invece loro sono, come dire, in qualche modo legati a una situazione fisica piuttosto complessa, cioè non possono sostanzialmente alzarsi da questo letto, comunque molto poco. Allora, vedendo, tornando di nuovo su Fragole e Panna, come anticipato da Daria De Florian, che è una presenza, spero di non dire una cosa che non... Daria De Florian è un'attrice che ha una storia in un teatro un po' diverso forse da quello che normalmente si consuma sui palcoscenici del Carignano. Quindi è una presenza che a me ovviamente fa molto piacere, perché mi sembra un incontro felice e un approdo felice, ma non perché, semplicemente un incontro tra drammaturgie, regie, attori che hanno provenienze da diverse. Credo che questa sia anche una delle ricchezze di questo spettacolo, che è una compagnia di eterogenea, quindi Daria è portatrice di una storia teatrale diversa, interessantissima, importantissima, che è qui con questo personaggio che nel mondo ginsburghiano è molto presente, il personaggio della serva. Lei, personaggio, si definisce: io sono una serva, lo ripete più e più volte, ma al di là di questa autodefinizione di serva, però le figure delle donne di servizio, delle donne chiamate la mia donna, le donne, quelle figure di secondo piano che però nel mondo ginsburghiano sono molto presenti, sono delle osservatrici, sono delle figure che appunto guardano, disturbano, collaborano, non collaborano, non sono mai veramente in sintonia con le proprie padrone, purtroppo uso questo termine orrendo, ma è questo il termine che normalmente si usava, dà corpo appunto al personaggio della serva di Tosca, che è, faccio di nuovo riferimento alle parole di Ginsburg, ma mi sembra ovvio farlo, lei dice: i personaggi devono essere comici e miserevoli insieme. Allora, il personaggio di Tosca forse in questo senso è esemplare, e Daria è bravissima a fare di questo personaggio, a cogliere gli aspetti comici, perché ci sono delle chiavi comiche, ce ne sono in tutto lo spettacolo, in tutti i testi. Forse il personaggio di Tosca è quello più esplicitamente deputato ad avere dei momenti comici, però nello stesso tempo è un personaggio miserevole,
per usare di nuovo le parole di Ginsburg, come ti sei trovata dentro un teatro di regia, usiamo questo termine, e come hai affrontato una drammaturgia come quella di Ginsburg, che è un personaggio così, come dire, a rischio macchietta, che invece non mi sembra quello che hai fatto, invece non è una macchietta, un personaggio dolorosissimo, più miserevole che comico, ecco. Beh, comincio a dire che da quando abbiamo cominciato ad aprire il lavoro al pubblico, da quel momento mi sono arrivati diversi messaggi di persone che l'hanno visto e che mi conoscono chiaramente, che riportavano sempre la stessa frase: non mi trovo. Mi è stato detto da una persona a voce che il giorno dopo aver conosciuto Tosca, dopo aver fatto un po' di cose nella giornata, si è proprio, ha sentito il bisogno di dire questa parola: non mi trovo. Ed è stato come primo inizio di dialogo con il pubblico, un bellissimo inizio per me, nel senso che tutto sommato, e provo a rispondere, non ho sentito nessuna differenza rispetto al tipo di esperienza di restituzione di parole dette sulla scena provate nel mio lavoro come autrice insieme ad Antonio Tagliarini negli ultimi anni, ma anche con Lucia Calamaro. Quindi una scrittura che pesca nel quotidiano senza però ricalcare il quotidiano, senza rincorrerlo, ma raggiungendolo da un altrove, da quell'altrove che è la scrittura. E non mi trovo, fa parte di quel mondo lì, perché vuol dire tutto, come si diceva prima, ma rimane anche misterioso. Cosa vuol dire? Infatti glielo chiedono tutti, ogni volta che io nello spettacolo dico non mi trovo, la risposta di tutti è quella: non si trova. È come dire, capiscono e non capiscono. E questa serva che appunto dall'inizio, dalle prime parole che dice non si trova, è una specie di termometro, potrei dire, di una temperatura appunto raggelata, claustrofobica, bla bla bla, si potrebbero dire molte cose delle altre figure, che lei non è che capisce, o forse capisce anche, ma soprattutto sente. E questa è una bellissima dimensione da affrontare performativamente, cioè avere a che fare, è vero quello che dice Valerio, con il pensiero, ma è anche un pensiero del corpo, per cui dici cose semplici, hai un'esperienza semplice, ti rapporti con il fatto di dire frasi come i giovani sbagliano. Poi è chiaro, uno ha letto Le piccole virtù e c'è tutto il discorso, no, sui giovani, sulla gioventù, cioè c'è una complessità bellissima dietro, ma è una frase anche molto banale che non so nemmeno se condivido, però a mano che faccio Tosca la capisco sempre di più, perché magari sbagliano, perché? Ma perché non escono con l'ombrello? Anch'io non uscivo con l'ombrello, poi da un certo punto in avanti nella vita ho cominciato a portarmelo dietro. Cosa vorrà dire? Cioè, ho smesso di essere giovane, meno male. E ecco, racconto questo per dire, da una parte il rapporto con la Ginsburg, bellissimo. Io quando ho letto i testi non li ho capiti così bene, li ho lievemente sottovalutati. Quando abbiamo cominciato a farli, ho detto, oh mio Dio, che bello, veramente bello, veramente bellissimo, dialogare, monologare, ascoltare gli altri, noi ascoltiamo.
ascoltiamo sempre tutto, ascoltiamo tutto, dialogo. Io poi sono una che sta anche molto in cucina, entro e esco, ma io dalla cucina sento tutto, cioè non mi perdo una parola, né come Tosca né come Daria. E per chiudere, per non essere troppo lunga, perché poi in Tosca è lunga, quando comincia a parlare non finisce più, la relazione con una regia è stata, come dire, è stato un bisogno, cioè è una questione di pieni e di vuoti. E quindi dopo aver dato molto negli ultimi anni, dopo aver avuto questo rapporto del dentro e del fuori la scena, quindi scrivere, stare in scena, fare anche la regia, questa dimensione apparentemente, sottolineo, passiva, è una dimensione indispensabile per ricaricare e per spostarsi. Per non ripetersi, no? per rinnovare gli incontri. È stato molto bello, è molto bello, ce lo diciamo così tutti i giorni, con mondi diversi. Chiudo dicendo che una delle cose più belle che ha fatto Nanni, secondo me, è il cast, non che non ne abbia fatte altre, perché non ha cercato un mondo omologo. È andato un po' cinematograficamente osservando le figure e fidandosi del rapporto figura-attore, ma non ha pensato, oddio, però quella fa un teatro diverso, no, quella è anche una regista, allora è meglio di sì, è meglio di no, allora devo prendere qualcuno simile a lui, a lei. Siamo molto diversi, ma fin dal primo giorno c'è stata non solo una grande curiosità tra di noi, ma anche delle forme di regia interna, non fatte da parole, ma da osservare il modo di lavorare, con curiosità, no? Uno dell'altro. E questo credo che via via abbia anche un po' tranquillizzato Moretti da questo suo ruolo nuovo. Anche perché c'era qualcosa che succedeva anche internamente e non solo interno esterno, insomma, fine. Grazie. Pozzoli ha il compito di incarnare i giovani che sbagliano, no scherzo, è un personaggio, quello di Barbara, anche qui ci sono alcune ricorrenze del mondo ginsburghiano, queste giovani con dei figli che sono un po' dei fardelli, che non si capisce dove li mettono questi figli, che sono perdute, sono, è bellissima questa chiave che lei riesce a trovare di figure di donne un po' svagate ma precise in alcune cose, che sembrano un po' folli però poi hanno dei momenti di estrema lucidità. Ecco, il personaggio di Barbara è un personaggio credo molto difficile da questo punto di vista, riuscire a centrarlo, nel senso che le figure della coppia forse sono più riferibili a qualcosa che conosciamo più da vicino, come diceva peraltro Alessia prima. Nel caso del personaggio di Barbara è un personaggio un po' spostato ed è anche un personaggio su cui secondo me si può concentrare una piccola riflessione tra il tempo di cui è stato scritto, di cui sono state scritte queste opere, insomma alla fine degli anni 60, anni 70, quindi un certo tipo di idea di gioventù di quegli anni, e la capacità che secondo me Arianna ha avuto di rendere il personaggio attuale, cioè di fare, questo vale per tutto lo spettacolo, no, nel senso che è interessante il punto.
questione della, della distanza temporale, sono testi che appartengono a quegli anni, ma sono in questa messa in scena, da un lato sembrano appartenere a quegli anni, ma in realtà sono anche molto attuali. C'è una straordinaria capacità di parlarci. Ecco, il personaggio di Barbara, secondo me, in questo senso è molto importante, proprio perché il personaggio della giovane è quella che i giovani segnano le epoche, no? Ecco. E poi lascio la parola a te, non so bene chiedendoti che cosa, forse chiedendoti come hai fatto e come l'hai trovato quel personaggio, perché hai dato dei segni molto forti al personaggio, gestuali, posturali, di movimenti sulla scena. A me è sembrato un lavoro millimetrico quasi, non so se lo sia, però io l'ho guardato e ho detto, questa cosa qui è proprio una, ha trovato una chiave. Che cosa avevi in testa, come avete lavorato con Nanni Moretti, come l'hai visto quando l'hai letto? Allora, durante le prove ho iniziato a leggere Le piccole virtù, che è un libro che consiglio a chi non l'ha letto. A me l'hanno consigliato sia Daria che Valerio e anche Domenico Scarpa. E leggendo Le piccole virtù, a un certo punto arriva, è una raccolta di saggi, di varie rubriche che Natalia Ginzburg teneva su varie riviste culturali e giornali. E c'è un breve saggio dove lei parla, intitolato appunto Le piccole virtù, dove lei differenzia, parla dell'educazione dei figli, di come dovrebbe una madre dovrebbe educare i propri figli, o un genitore in generale. E lei differenzia tra le piccole virtù e le grandi virtù e dice: non bisogna insegnare ai propri figli le piccole virtù, che sono per esempio la virtù del risparmio o la virtù della prudenza, perché altrimenti i figli verranno su cinici e pessimisti, ma bisogna insegnargli le grandi virtù, che sono quelle del coraggio, dello sprezzo del denaro, e elenca tutta una serie di virtù che sembrano essere, come lei dice, sono delle virtù che vengono considerate come naturali e quindi noi non le insegniamo ai nostri figli perché diamo per scontato che loro le abbiano, e invece ci impegniamo tanto a passargli quelle che sono le piccole virtù. Quando ho letto questo saggio sono rimasta un po' folgorata, perché ho pensato che Barbara, definita da Domenico Scarpa, citando Natalia Ginzburg, una ragazza randagia, Barbara è fatta di grandi virtù, non conosce ancora le piccole virtù e quindi è incosciente e quindi è anche una neonata, perché ha bisogno di cose semplici, ha bisogno di cibo, ha bisogno di che i suoi abiti si asciughino, ha bisogno di essere toccata, ha bisogno di essere ascoltata. E quindi in questo senso non penso che Barbara sia una ragazza borderline, perché è vero, sono dei personaggi questi di queste ragazze che sembrano essere un po' al limite. Penso che sicuramente sia, mi sono fatta un po' quest'idea che Barbara è un po' anche dentro quel testo una maschera, quindi che sì, è una persona, però al contempo è anche una forza che entra dentro questa casa e modifica completamente lo stato delle cose, ed è fatta di schegge. In questo senso per me è stato, ed è tuttora, io non credo di averlo centrato il personaggio, spero di non centrarlo perché io ho molta paura di annoiarmi e quindi spero di non centrarlo. Se ogni volta mi dico stasera lo facciamo, così cerchiamo delle cose, cioè almeno nella mia testa penso adesso cerco delle cose, perché dobbiamo fare tante repliche, io non sono abituata a farne così tante, dobbiamo fare veramente tante e quindi lei per me è anche un grande sollievo, perché anche banalmente per la mia esperienza di vita ho dovuto, no, cercare di non essere incosciente, e quindi è divertente e liberatorio dare spazio alla parte incosciente che c'è dentro di me, che è molto forte e che
Probabilmente appunto il teatro mi dà l'opportunità, no? Perché è un luogo protetto, perché il luogo della, è comunque finzione, per quanto noi giochiamo a farlo sul serio, però e quindi mi, per me è un po' una liberazione in questo senso, sì. Prima o poi contro qualcosa di difficile da superare.
Quindi noi guardiamo con malinconia il loro futuro. L'idea di Moretti, che mi aveva molto complessato all'inizio, io l'ho detto fin dal primo giorno, dico un'anima, sei sicuro, era che faccio, cioè, vai poi. Cioè, no, poi non dà nessuna spiegazione, questo no, è tutto quello che mi ha detto in un mese e mezzo, più o meno. E me lo sono fatto andare bene, no, e quindi però mi sono detto, anzi no, gli ho detto, quindi stiamo raccontando la storia di una coppia che il cui con malinconia guarderemo anche il loro passato, no? Cioè vediamo come non solo andranno a sbattere in un futuro che ormai ha poco senso, ma anche sono già andati a sbattere da molto tempo, se questo è il punto d'arrivo dopo 20 anni di matrimonio. E lui qua non mi ha risposto, però mi ha fatto capire che aveva detto una cosa probabilmente giusta. Ma cosa vuol dire in tutto ciò? Che è venuto naturale una volta che prendi quel punto di vista lì, cioè che siamo una coppia che magari stanno insieme da 20 anni e fischia, che hanno avuto una figlia in zona Cesarini e che andranno a sbattere un pochino anche nel loro futuro, che ci sono dei gesti meccanici, che c'è una quotidianità, mi fanno molta tenerezza questi gesti, perché avvengono lo stesso anche mentre si rendono conto che il loro rapporto è un rapporto che si sta sfasciando, però il gesto c'è lo stesso e la mano conosce meglio quello che bisogna fare di loro stessi, delle loro parole, anche alla fine, quando proprio insomma il pubblico si rende conto che boh, ci vorrebbe un altro atto per capire come andrà a finire, ma tutte le ipotesi sono aperte e comunque si sono detti cose irreparabili, direi. Ugualmente c'è un rapporto tattile fra di loro che a me è venuto istintivo, cioè se non me lo dicevi non lo sapevano le mani, ma non lo sapevo io. E tra l'altro anche Cesare Flaminia, Cesare tocca Flaminia. Forse sono un attore toccone. Sono gli attori tocconi che non sono. Ma c'è questa, sì, questa cosa. Tocca anche te. Tocca anche me in una scena. Non vorrei dire. Però tu prima dicevi. Però. Tu prima dicevi che è anche un po' un modo per rassicurare l'altro, però io per esempio lo sento, chiaramente perché lo percepisco, che è anche un po' una richiesta di stare. Una richiesta di non di stare, c'è un po' quella tentativa di appiattire, cioè tutto come sempre. Cioè lei prima ha detto che tu in questo gesto le facevi pensare a una rassicurazione nei miei confronti. Io da dentro sento anche che tu toccandomi mi stai chiedendo di stare. Una minaccia, no, mi stai chiedendo, cioè, non mi lasciare, capito? Stai qui, stiamo insieme, va tutto bene. Un po' questa cosa come se non badare alle cose che dico, ma che tanto. Beh, guarda le cose. Sì, vabbè, non spoileriamo come si dice orrendamente. Allora, no, specifico soltanto per chi non avesse letto, che adesso io ho dato. Mi sono concentrata su questo gesto, non so, forse perché mi ha colpito particolarmente insieme ad altri che forse mi sono sfuggiti, ma certamente una delle caratteristiche di questa scrittura è la pressoché totale assenza di didascalie, quindi credo che proprio immaginare, come dicevo prima, immaginare il personaggio di Barbara o anche lo stesso personaggio di Tosca senza essere appunto cadere nel primo cliché che ti viene in mente, no? Non fornendo lei null'altro che le parole che sono quelle del dialogo, no? Quindi c'è tutto un mondo da costruire veramente, e questo gesto a me è rimasto particolarmente impresso perché in questa relazione che sta maturando un distacco forte c'è questa aggiunta, potremmo dire, che è proprio il lavoro degli attori, il lavoro del teatro, quello che il teatro aggiunge alla lettura dei testi, perché noi quando leggiamo dei testi possiamo immaginare delle cose, quando gli attori agiscono ne rendono una delle versioni possibili e voi ne avete reso ovviamente
di questa relazione, avete dato una forma a questa relazione. Nel caso di Alessia, poi quello che mi ha sorpreso, mi ha colpito nel rapporto tra i due personaggi, adesso ci sarebbe anche da fare un discorso tra Francesco e Cesare, un po' come dicevo prima, rispetto ai due personaggi, come parlano dentro di voi, nel senso come si relazionano dentro di voi. Nel caso di Marta, il personaggio è un personaggio che sembra qual è l'aggettivo che usa? Sono svagata? Usa l'aggettivo che... Svampita, ecco. È molto interessante questo aggettivo, perché ho dimenticato, insomma, che è quello che dà, almeno a me, ha dato una chiave di lettura del personaggio e di questo strano modo di essere dentro e fuori questa situazione, che è una situazione drammatica, ma che in realtà sta in una sorta di sospensione, no? E credo che sia difficilissimo anche qui trovare quella giusta misura. Allora, qui diciamo non si può spoilerare, però quello che tu hai già detto, che c'è qualcosa che lei dovrà dire, no? È questa rivelazione. Quindi Marta vive in realtà un doppio piano, che è quello di questa cosa che è assolutamente urgenza, proprio a livello di tempo, di dire a Francesco, e invece il piano del risveglio e della quotidianità e dello scambio su argomenti più o meno ripetuti mille volte. Questo stare sul doppio piano, all'inizio io chiaramente ho detto vabbè, viene la tentazione di descriverla questa cosa, di ah, sto da un'altra parte, oddio c'è un altro pensiero, però intanto... E Nanni invece aveva proprio chiesto che questa cosa non si leggesse più di tanto, anzi proprio... E però chiaramente è come se... Quindi mi sono messa in una condizione di distrazione, cioè di essere un po' distratta. E questo probabilmente poi ha permesso che un po' queste, poi sempre, come dire, fidandosi del testo, che poi tutto avviene, è come una specie di balletto che succede su questo momento, per cui quando lui si muove in un modo, lei si muove in un altro, cercano una specie di stare in questo letto dove non c'è, non si sta comodi, ma si finge di starci, non so, tutto parlano molto i nostri corpi, oltre che le nostre parole, come dicevi tu. E l'essere svampiti e lei ne è cosciente, forse è una condizione molto lontana da me. Prima io ho detto che questi personaggi mi risuonano, essere svampita no, ed è una cosa che però che mi piace tantissimo, perché ha anche un po' a che fare con la testa silente, che io non ho mai avuto, e in questo viaggio che abbiamo fatto, che stiamo facendo, ho imparato a fare silenzio, sto imparando a fare silenzio, e vedo che nella vita questa cosa mi porta una calma che è un po' nuova, anche nei rapporti con i miei figli dicono ma strano mamma non sei più, che sto lì a fagocitare, ansie, cosa fai, cioè, loro sono a Roma, io sono qua, uno dice eh sì, ho fatto un po' silenzio perché Nanni ha fatto silenzio, io ho detto vabbè se fa silenzio lui, la Gisburg non fa silenzio, ti parla, dico, ascoltiamo la Gisburg, ascoltiamo molto gli altri, quindi io ho fatto proprio un po' silenzio, e quindi essere svampita, ho detto boh, che cos'è? Invece io sono, come dire, e mi ci sono un po' ritrovata, forse poi sono personaggi più teneri, io dico sempre lui siamo un po' due cetrioli in questa, usciamo dalla fine di questo dialogo che è un po' come se fossimo stati in una bolla, un viaggio un po', quindi ancora tutto, è molto emozionante, sì. Ho pochissimi minuti, però volevo fare ancora, lo devi dare ad Aria forse, volevo chiedere appunto nella tua posizione di attrice, drammaturga, autrice, insomma di artista che sta in molte posizioni, ecco, che cosa ti ha particolarmente colpito della scrittura di Natalia Ginzburg,
vabbè, tutti quanti mi sembra, adesso non mi ricordo chi l'ha detto, che è una scoperta sempre, anche a me, devo dire, ha fatto questo effetto di una sorta di scoperta e riscoperta, come se io adesso avessi voglia di leggere solo Natalia Ginzburg, come se non ci fosse. È qualcosa, è una specie di malattia che ti prende, ecco. Volevo chiederti, dal tuo punto di vista di persona che scrive anche dei testi e che lavora su delle drammaturgie, come l'hai sentita? Sono contenta di avere poco tempo, così dico solo una cosa, perché chiaramente me ne vengono in mente più di una, però ne ho anche un po' parlato, credo, non so se con Arianna, con qualcuno, non è un pensiero, l'ho anche vomitato alla famiglia Ginzburg che è venuta l'altra sera a vederci, perché è una cosa che ha a che fare non tanto con il lavoro, ma proprio con la posizione della donna oggi. E anche con le sane e indispensabili rivendicazioni di genere, di posizione, di posto nel mondo, di parità. Cioè, tutto questo mondo che mi abita, che io ho vissuto troppo presto, cioè ero troppo piccola per il femminismo degli anni 70 e adesso sono un po' troppo avanti per il femminismo di oggi, quindi sono sempre scomoda. Non ti trovo. Non mi trovo. Grazie. Non mi trovo. E invece ho trovato la Ginzburg, perché Natalia, mi viene da chiamarla così tra me e me, Natalia è una donna che ammette il suo bisogno di uomini, ammette la sua dipendenza da certe caratteristiche maschili, l'ammette così tanto quasi da aprire un varco dentro di me rispetto a una resistenza che negli ultimi anni sento. Ed è meraviglioso, è fondamentale, perché lo fa una donna che in realtà basta guardarla, basta vederla al Parlamento italiano, basta leggere i suoi saggi, era di una forza, di una indipendenza, basta immaginarla negli uffici Einaudi con tutti gli uomini meravigliosi e difficili. E quindi lei non aveva bisogno di dimostrare nulla, poteva dimostrare il suo bisogno, la sua dipendenza, la sua fragilità, e su di me, per come sto adesso, sia privatamente che pubblicamente, cioè come porsi, cosa dire, come rispondere a delle questioni, è stato un incontro veramente delicato e fortissimo, ecco. Delle questioni, ce ne pongono tante, parlo da lettrice e da spettatrice. Volevo sapere il punto di vista, invece non è necessariamente un invece, il punto di vista di Arianna rispetto non solo al personaggio, ma proprio rispetto a quanto emerge di questo mondo femminile da queste commedie, ma non so. Allora, molto dolore e solitudine di queste donne, i suoi testi, questi due testi, io ho letto questi due testi, sono incredibili perché non sono in nessun modo appunto ideologici e non credo che lei lo sia mai stata in quanto scrittrice, non ho letto tantissimo però di quello che ho letto. Mi sembra di aver capito così, e non essendo ideologici sono poetici, no? Sono pieni, sono ricchi. Proprio per questo
Barbara, ma come anche gli altri personaggi, sono situati negli anni 60, negli anni 70, però hanno tante chiavi di lettura anche rispetto ad oggi, soprattutto nell'utilizzo del discorso diretto che lei fa, soprattutto in Barbara. Cioè Barbara, ancora non ho capito perché, ma lei dice: lui mi ha detto e riporta le parole, lei mi ha detto e riporta le parole, no? È una caratteristica proprio molto, molto sua, e ogni volta cambia un po' nel mio pensiero, nel mio modo di lavorare. Non è chiaro, a un certo punto lei, Barbara, dirà ha detto è mia moglie, posso batterla quando voglio perché è mia moglie. E non è chiaro come l'ha detto il marito, cioè almeno per me non è chiaro, ed è interessante che ancora non sia chiaro. Cioè non è chiaro se lui l'ha fatto come un uomo, no, nell'immaginario più generico, dico una cosa generica, siciliano, no? È mia moglie, no? Tipo plateale. Non è chiaro se invece l'ha fatto, l'ha detto in un momento invece di confusione, perché è giovane, perché è timido, perché è in imbarazzo, non è chiaro. Però tanto dolore di queste donne che io non invidio, io non le invidio, anzi alle volte avrei anche voglia di averle accanto, di parlare con loro, perché penso che Barbara, no, Barbara lo cerca. Poi Barbara, questo personaggio giovane, va a cercare inconsapevolmente, proprio perché quasi tutto quello che fa Barbara è inconsapevole, cerca una sorellanza, no? Oggi si dice così, cerca una sorellanza con questa donna, ma non è consapevole, no? Neanche lei, almeno poi non parlo per il suo personaggio, però dall'apporto, no? E allora è interessante perché non è ideologico, perché non è il racconto di due donne che scoprono la sorellanza, che sicuramente a livello di vita, no, è bella, è una cosa bella, ma probabilmente come una cosa scritta da raccontare è più interessante due che lo cercano e non lo trovano. Tanto, perché credo sia stato un incontro, per me è stato molto interessante, molto emozionante, e invito chi non l'avesse fatto ad andare ovviamente a vederli in scena, nonché a leggere. Credo che il dialogo tra questo e la scena ci dia veramente una prospettiva molto interessante. Non sono molto bene di tutte le drammaturgie, però di questa mi sento di dirlo, e quindi vi ringrazio molto, ringrazio Valerio, Alessia, Daria e Arianna.